Sì. L'altra volta sì. Sì, proprio amichevole no, perché comunque sappiamo che a Rimini qui tengono molto ai derby, quindi so che questo è un derby abbastanza risentito, quindi noi dobbiamo fare la nostra partita, vedere i progressi giustamente e magari mi servirà anche per, non dico sperimentare, ma per vedere e trovare delle soluzioni diverse da quelle che abbiamo provato fino adesso. Quindi ci siamo preparati tutta la settimana per questo, non andremo a fare la vittima già prima di partire e questa è una partita dove ci dirà qualcosa in più in funzione poi del campionato. È una settimana, quindi siamo, sì, siamo agli sgoccioli, diciamo che andremo a incontrare una squadra che a parte il risultato di ieri che ci sta, voglio dire, ha perso con una squadra di Serie A, però comunque aveva fatto dei buoni risultati, battendo in casa la San Benedettese, battendo la Juve Stabia a domicilio che fa la B, quindi sappiamo delle difficoltà che possiamo e potremmo trovare domenica prossima, però questo ci penseremo poi da lunedì. Ora la testa è a domani, a questa partita che comunque ci dirà qualcosa. Sicuramente non saremo al 100%, però mi aspetto una partita gagliarda da parte di tutti perché ho visto grande concentrazione, motivazione, quindi questo per me è importantissimo. Sì, diciamo che più o meno è quello, sia il sistema che gli interpreti. Forse magari in qualche ruolo cambieremo qualcosa, ma più o meno è quello, perché poi io la partita la intendo tutti i 95 minuti, se dura 95 minuti, perché anche chi subentra per me deve essere importante, determinante, quindi vedrò soprattutto quello. Una partita che potrebbe anticipare, anche se è prestissimo, però è ancora più valida perché potrebbe anticipare un discorso anche salvezza, potrebbe spesero nel limite oppure no, secondo te? Allora, noi abbiamo detto all'inizio, soprattutto nella presentazione, che dobbiamo cercare di migliorare il campionato scorso. Però questo non è detto, io non è che voglio fare il buffone oppure voglio essere spavaldo. Noi non ci, adesso sappiamo un obiettivo che è quello della salvezza, però non ci possiamo soffermare a quello. È il campionato che dirà quello che potremmo fare. Sulla carta forse è come dici te, però a volte nascono delle situazioni dove nessuno se l'aspetta. Ti faccio un esempio, il Trapani l'anno scorso, e questo non voglio dire che noi vogliamo fare quell'obiettivo, magari, però il Trapani l'anno scorso è partito con mille difficoltà, era la squadra che veniva nella griglia data come quinta, sesta, settima, poi alla fine è andata in Serie B, perché magari è riuscita a fare un gruppo coeso, è riuscita ad isolarsi da tante situazioni e sono stati bravi. Quindi, perché non magari poi dopo avere un altro tipo di obiettivo? Oggi noi sappiamo che siamo una squadra tutta nuova, per la maggior parte, compreso lo staff, e quindi dobbiamo cercare di capire il tipo di campionato, perché comunque è un po' diverso dall'anno scorso, perché ci sono squadre diverse, le liste non sono più chiuse e limitate a 12 over, quindi molte squadre hanno ampliato le rose, hanno preso giocatori magari con
più curriculum, quindi non sappiamo ancora quello che ci aspetta. E oggi sarebbe, a parte l'obiettivo quello di rimanere nella categoria, sarebbe, non lo so, non possiamo definire un obiettivo adesso, lo dobbiamo definire qui là. Poi faccio una battuta, no? C'era il famoso Gino Bramieri, che era tifosissimo dell'Inter, e lui diceva sempre che prima del campionato la squadra più forte sulla carta era data sempre l'Inter. Però purtroppo sul rettangolo di gioco non ci sono i giornali, non c'è la carta, c'è l'erba, quindi dà risultati diversi rispetto alla carta. Quindi vediamo, quindi noi non partiamo battuti con nessuno, siamo una squadra che vuole giocarselo con tutte. Poi, sempre rispettando gli avversari, poi se gli altri sul campo dimostrano di essere più bravi di noi, va bene, cioè, ci possiamo fare poco, vuol dire che ci meritiamo quel tipo di risultato. Però noi sicuramente non partiamo con per essere una squadra che deve andare a soccombere. Noi siamo una squadra che deve combattere, deve giocare, come ho detto sempre, deve fare delle giocate che deve divertire prima di tutto loro stessi, poi noi come staff e poi il pubblico che viene a vedere. Quello è il nostro obiettivo, ma dentro questo c'è bisogno di testa e di cuore, perché se in tutto questo non lo mettiamo solo la tecnica, vale a poco, perché ne ho viste di squadre molto forti tecnicamente, però poi magari si sono perse nelle cose più importanti. Noi dobbiamo battagliare sempre, perché, ripeto, sotto la maglia c'è sempre un uomo, e quindi se l'uomo è combattivo, ha lo spirito di sacrificio, nessun risultato è precluso. Chi manca? Allora, domani Arlotti e Cigliano sono quelli che purtroppo hanno dei problemi fisici. Arlotti e Cigliano. Dovrebbe giocare, sì. No, vediamo. Lui, sinceramente, l'ho visto bene, ci sto pensando. Devo parlare un attimo con il ragazzo, perché l'ho visto molto carico e motivato. E forse potrebbe essere ecco, proprio per lui una partita dove per mettere i minutaggi, no? per accelerare la sua condizione, perché poi tra 7 giorni abbiamo il campionato, quindi questa può essere una partita per lui d'allenamento per migliorare il suo stato fisico. In attacco cosa pensi di approcciare? Per un centrocampo comunque più over, grazie a Zampardo? No. Andremo su Zamparo e Gerardi. Centrocampo invece confermato almeno quello che dice. Scusa, dimmi la formazione e io ti rispondo. No, la formazione, allora, se io non la dico, lo sapete, quindi ho i dubbi di Ferrani, in attacco ti ho detto. Poi il resto più o meno è sempre su quella linea là. Perché a centrocampo al momento non hai tantissime. Appunto, quindi rimaniamo più o meno su quel standard. Sicuramente sto pensando a un qualcosa di diverso, ma in qualche uomo, ma non. Voglio verificare. Abbiamo un allenamento domani mattina, quindi. Domani mattina chiuderemo il cerchio, anche perché devo verificare, perché molto dipende anche dalla situazione di Ferrani, perché non giocando lui o giocando lui qualcosa cambia. Noi ci confrontiamo, fino a 10 minuti fa abbiamo parlato di questo, quindi chi? No. Ogliana credo che lunedì chiuderà col direttore e parliamo di un under. Noi siamo sempre i soliti, cioè noi abbiamo bisogno di incrementare, perché se Nava, Jack, il portiere va via, abbiamo bisogno di incrementare
nel reparto dei portieri. E in più abbiamo bisogno, come i numeri, di un centrocampista che abbiamo sempre parlato. Quindi quelli servono per chiudere il cerchio, perché io, come ho dichiarato all'inizio, una rosa che va oltre i 25 a me non piace. Quindi avere magari 21 giocatori di movimento più 3 portieri barra 4, dipende se arriverà qualche giovane, per me è più che sufficiente. Sì. E magari trovarlo forte oggi non è facile, quindi vediamo, non lo so, vediamo. Questa è una strategia che, societaria, che stanno comunque vedendo, stanno lavorando sotto traccia, stanno cercando. Oggi purtroppo non bisogna sbagliare, sappiamo che le scelte non sono tantissime, perché come ben sapete, soprattutto con gli under, la prima cosa che fanno le società, le squadre, a maggio già lavorano su quello, quindi magari troverai non più la prima scelta, se sei fortunato la seconda, se no addirittura la terza, quindi non è semplice oggi. Quindi bisogna andare cauti e cercare il profilo giusto che possa garantirci comunque un qualcosa di importante. Allora, io vi dico questo, che no, io vi dico questo, quando sono arrivato io ho trovato già una lista dei fuori rosa, quindi ci sono delle strategie societarie per quanto riguarda i contratti, per quanto riguarda altre cose, che io non voglio sapere, perché io voglio fare il tecnico, se mi viene chiesto bene, altrimenti ci sono situazioni societarie che tutte le società del mondo fanno, non è solo qui a Rimini. Quindi questi giocatori che sono stati tra virgolette allontanati oppure hanno trovato un'altra sistemazione, una parte sono quelli che loro stessi hanno chiesto di andare via, quindi vuol dire che loro non avevano il piacere di rimanere a Rimini. E quindi, siccome noi abbiamo sempre detto che chi vuole indossare la maglia dei Rimini ci deve rimanere con determinazione, chi invece ha sempre tirato i calci per cercare di uscirne da questa situazione, noi non l'abbiamo trattenuti, perché a noi non ci servono, anche se magari potevano essere giocatori funzionali e anche bravi, assolutamente, però io non posso più di parlarci, non posso rincorrere le persone che vogliono andare via. Cioè, non ha senso. Quindi una parte è andata via per questo. L'altra, ci sono esigenze che non sto qui a raccontare perché non sono il predisposto a farlo. Quindi questo è stato tutto. Poi abbiamo cercato in tutti i modi di trovarli, ma purtroppo, ripeto, non è stato semplice. Cercheremo in tutti i modi di recuperare prima possibile, e sperando di essere, tra virgolette, anche fortunati a trovare i profili giusti. A me non mi toccano, sai perché non mi toccano? Perché per me è tutto in pensione, perché se a me il presidente, che l'ho visto stamattina, ed è venuto pure a parlare alla squadra, con molta determinazione, e parliamo della squadra che potrebbe essere del futuro e magari di qualche acquisto assieme al direttore, cioè per me non esiste niente. Cioè, quindi sono tutte chiacchiere da bar, la voglia di minare, non ce la fate. Non ce la fate perché avete trovato un gruppo che è difficile da scardinare. Quindi già questo mi fa molto piacere, perché vuol dire che ha acquisito la mia mentalità. E poi io facevo una battuta prima, no? Io posso andare anche in Tibet a fare le guerre, cioè sono inattaccabile, quindi a me quello che mi dite, a me mi potete soltanto attaccare
per quanto riguarda il mio mestiere, cioè come allenatore. Magari sono giudizi personali, mi potete dire che sono scarso, sono meno bravo, sbagliato, ha messo quello invece dell'altro, ci sta. Ma sulle altre cose vi garantisco che io sono un puro, sono uno semplice. E quindi se devo dire qualcosa che magari vorresti in questo momento sapere, te lo direi. Solo che non c'è niente. Come faccio a dirvi qualcosa di diverso? Ci sono voci che stanno cercando di minare e destabilizzare l'ambiente. Per me sono voci. Scusa un attimo. Se il mio datore di lavoro a me mi dice di stare tranquillo, di andare avanti, di lavorare, scusa, io che devo pensare? Ma questa è la verità. Poi, che ci sono state fatte altre cose, io non lo so, non lo voglio, a me non mi è stato detto. Voi non intendo personalmente, intendo tutto l'ambiente, che magari chi dice e chi fa, a me non mi tocca, perché se il Presidente avesse detto a me, o chiamato, o al direttore, siamo attenti, io sto facendo questo tipo di operazione, ci sta. Quindi lui ha detto, anzi, ha rincuorato tutti, è venuto qua a cercare di, se ci fosse il bisogno, che non c'era, perché i ragazzi seguono alla perfezione, quindi sono, ripeto, per me eccezionali. Stamattina è venuto a rincuorare i ragazzi, anzi, a spronarli a fare bene. Quindi voglio dire, cioè, se un presidente viene nello spogliatoio di sabato mattina, prima di una gara, e viene a dire tutto questo, non penso che sia da manicomio, voglio dire. Cioè, io non lo so, io vedo la realtà, io tocco quello con mano. Cioè, la verità è questa, che a noi non ci è stato detto nulla, anzi, di cercare i profili giusti per migliorare la squadra. Punto. Quindi io non vi posso dire diversamente. Direi una bugia, poi se dietro le mie spalle c'è qualcosa di diverso che io non so, non lo so, non ve lo posso dire, ma c'ho ragione. Quindi non lo so, non lo posso dire. Cioè, se no avrei detto in questo momento, guarda, il Presidente sta facendo questi tipi di operazioni. Non lo so. Quindi non vi posso rispondere. Vi posso dire quello che vedo. È quello che sento. Il Presidente stamattina è venuto, ha rincuorato la squadra, ha cercato di spronarla se ce ne fosse bisogno, punto. Si è visto pure la maggior parte dell'allenamento, quindi, cioè, non lo so che dirvi, cioè. Va bene? Sì, grazie. Ok.